Intanto è cominciata la partitella con un destro a girare di Capone, che ha chiamato in causa Pasquale Pane, che si è fatto trovare prontissimo. Le squadre sono sempre le stesse, quelle che vi abbiamo già raccontato prima. Una partitella a tre tocchi comunque. Per un calciatore non è mai bello, no? Perché no. Si vorrebbe toccare il pallone sempre e comunque. Esatto. Però, seguiamola questa partita. Pane si è schierato con i gialli e Francesco Forte invece con i verdi. C'è un calcio d'angolo che svetta Dosseno, ovviamente manco a dirlo, da segnalare tutta la seduta con la squadra per Sant'Aniello, mentre, lo ripetiamo, si è fermato a scopo precauzionale, diciamo, Gennaro Scognamiglio, che comunque proseguirà nel suo programma. 4-3-1-2, Marco, cosa ne pensi? Entrambe le squadre giocano col trequartista, da una parte c'è Sonny D'Angelo e da una parte, dall'altra parte c'è De Francesco, quindi credi che sia questo il modulo sul quale mister Baglia voglia lavorare? Se è questo, Mastalli lo può fare sicuramente, ma secondo te poi servirebbe un trequartista? Non ci risulta che Lavino lo stia cercando, ecco, diciamo, sta cercando la classica mezza punta come può essere Mikoski, che non è un trequartista di ruolo, e quindi... questo è il modulo sul quale si può lavorare secondo te, visto che lo sta provando da due giorni? Esatto, sì, se ieri c'erano state delle indicazioni, la conferma è arrivata oggi, entrambe le squadre con il trequartista, e diciamo che spiazza un po' quanto detto in queste settimane con il 3-5-2 e quant'altro, quindi sì, sul mercato servirebbe a questo punto, qualora Braglia decidesse di fare questo modulo, servirebbe un trequartista puro, a meno che non voglia adattare qualcuno, come hai detto tu bene, no? Mastalli. Secondo te lo può fare Sonny? Sonny l'anno scorso ha segnato 10 gol, ha tempi di inserimento, potrebbe farlo forse, sì, magari non è proprio quello puro, però diciamo, ha dimostrato che i tempi ce li ha e magari se ci lavora un po' potrebbe anche farlo anche lui, sì, perché no? E intanto seguiamo Sbraga che crossa nel mezzo De Francesco di prima, ci avventuriamo anche un po' di telecronaca, no? Ci alleniamo per l'amichevole di dopodomani contro il Napoli Primavera, e da lì, caro Marco, usciranno indicazioni sicuramente più importanti, perché lì quando vai a schierare una formazione ufficiale devi schierarla con un modulo e cercheremo di capire quale sarà il modulo dell'Avellino. Sta di fatto che Braglia ci sta lavorando, quindi non penso stia perdendo tempo con un 4-3-1-2 quando poi vuole fare altro, e ci sta spiazzando un po' tutti. No, è vero, sì, perché eravamo partiti con il 3-5-2, quindi abbiamo visto anche prima dare proprio indicazioni soprattutto a De Francesco su come muoversi, su come vuole che passi il pallone, non vuole tocchi di fine, non vuole fraseggi, non vuole che il pallone lo abbia troppi secondi ai piedi, quindi significa che ci sta lavorando veramente proprio su quel ruolo lì. Quindi vedremo esatto come hai detto tu mercoledì come si schiererà l'Avellino con la Primavera del Napoli. La difesa 4 dall'altra parte per quanto riguarda i verdi è composta da Ciancio, Silvestri, intanto Messina, Antonio Messina di testa, dimostra subito di avere il senso del gol, e lo stacco aereo sicuramente uno dei suoi pezzi pregiati. No, bell'anticipo di testa, quindi è stato un bel gol, veramente uno stacco molto bello. Ha anticipato Pane, che sembrava dovesse prendere lui il pallone, invece un bel gol veramente. Dicevamo Ciancio, Silvestri, Miceli, Tito, difesa 4 con Marco Silvestri davanti alla difesa, Matera, Capone, Sonny D'Angelo, Messina, Bernardotto. E invece per quanto riguarda i gialli, Pane, Rizzo, Sbraga, Dossena, Mignanelli, Aloi, Mastalli, Carriero, De Francesco, Maniero e Sant'Aniello. Ovviamente a metà campo è un po' difficile capire adesso i ruoli, anche se li conosciamo noi, i ragazzi. Però già il fatto che non abbia schierato Mastalli ma De Francesco trequartista ci fa capire che forse Mastalli non lo vede lì, anche se lo ha fatto magari in passato un pochino. No, sì, esatto, sì. De Francesco è più incline, no? Alla giocata da trequartista. Magari sì, oppure come abbiamo visto anche ieri, spesso ha cambiato gli elementi da una parte o dall'altra, ha cambiato anche i ruoli, quindi magari adesso è partito così, ora vediamo col passare dei minuti come si schiera. Però sì, abbiamo detto prima, con De Francesco ci sta lavorando, perché l'ha preso prima, gli ha parlato qualche secondo, quindi è intenzionato proprio a lavorare su De Francesco.
tanto aggiornamenti sull'affare Cianci, perché insomma diamo anche qualche notizia delle altre, voglio dire, abbiamo detto, no, che ci arrivano conferme da Padova per quanto riguarda il triennale dell'attaccante barese, da Teramo invece lo smentiscono, dicono che il calciatore si sta allenando, però sappiamo, se la notizia viene data e da Padova lo confermano, di solito è più, come dire, affidabile chi lo ingaggia che chi lo vende, ecco, mettiamola così. Però insomma il Padova, l'abbiamo detto, l'hai detto anche tu Marco, si candida sicuramente ancora una volta ad un ruolo da protagonista, no? Per budget, per la rosa che ha a disposizione sicuramente. Però l'Avellino non sarà da meno, ne siamo convinti, perché il direttore di somma ci sorprenderà, sono straconvinto del colpo in avanti dell'Avellino, quindi dobbiamo avere massima fiducia, anche perché già gli acquisti fatti ci fanno presagire a qualcosa di molto buono. Intanto l'Avellino manovra sulla, e l'Avellino adesso, i gialli manovrano sull'auto di destra, con arrivo un cross con Miceli, che tra l'altro è tra i più ispirati. Intanto questo duello in velocità tra Sbraga e Bernardotto, Bernardotto guadagna il pallone, ma la palla è uscita. vedi, Braga ha detto ci sono io, Gabriele, si deve fidare del mister. Dopo l'occhiataccia di Bernardotto al mister. Come dicevamo Marco, la competitività in questa partitella è abbastanza alta, nessuno vuole perdere anche in allenamento. Beh, quello sì, succede sempre così poi alla fine, ed è anche importante perché si alza anche il tasso della mentalità dei giocatori, che già iniziano con l'idea di dover vincere le partite, e quindi tenere questi ritmi alti, anche la competizione negli allenamenti è importante, quindi fa bene Braglia a dargli dentro con i ragazzi, e fanno bene loro a tenere alto il ritmo. Che succede? Dove siamo? Dall'altra parte, con Ciancio sulla destra. Matera, sono curioso anche di vedere un po' come si ambienterà Antonio Matera, che è un jolly di centrocampo, eccolo qua, palla al piede con D'Angelo, che può allargare sulla sinistra, lo fa adesso per Tito, che sta giocando in una difesa a 4, Fabio Tito, da finta sul rizzo, va col destro con il suo piede, poi Sbraga, che devo dire è tra i più puntuali nelle chiusure, quindi attenzione alla difesa dell'Avellino, perché mister Braglia e Domenico De Simone avranno il loro bel da fare per scegliere la difesa titolare. Non dimentichiamo che c'è Gigi Silvestri, non dimentichiamo che c'è Mirko Miceli, insomma sono tutti difensori di prima fascia. E come anche ieri ne parlavamo, qualora si passasse a 4 sarebbe un bel mantenere fuori qualcuno su 4, giocano due centrali, quindi almeno tre centrali restano fuori, quindi sarebbe una bella scelta da fare per Braga. A meno che adatta qualcuno, no, a meno che non ci sia qualche eccezione in arrivo, ma non credo, questo adesso è un pur parlé tra me e Marco Costanza, assolutamente, quindi non diciamo cose che non abbiamo notizie in questo senso, ci andiamo un po' di ragionamento anche per attenzione. Intanto rubano palla a Santaniello, il Cigno beffa forte, ma c'è stato un erroraccio in fase di disimpegno per i Verdi, male per i Verdi in questa circostanza qua. Calcio piazzato, calcio d'angolo, De Francesco la mette nel mezzo, direttamente dalle braccia della Chiappa Sogni, Francesco Forte. Adesso dobbiamo rispolverare un po' i soprannomi, intanto il bandolero non ci arriva. Tra l'altro devi sapere, caro Marco, noi siamo contenti di questa cosa, che nello spogliatoio sono arrivati i nostri soprannomi e i ragazzi tra di loro si chiamano così, quindi ci siamo presi questa soddisfazione, fa sempre piacere, voglio dire, anche se lascia il tempo che trova. Il fatto di Tito con il genio della tartaruga. Il nostro Van Gogh, Tito, però. Ah, voi Van Gogh. E quindi, no, è pure là che si è creata con maniera, con Goku, il genio, quindi rispolverando Dragon Ball. Bisognerà trovare adesso i soprannomi per i nuovi, qualcosina la stiamo studiando, no? Io e il commissario Michelangelo Freda, le idee arriveranno sicuramente. Tanto qualcuno approfitta per dissedarsi, ecco come Santaniello, Braglia dà qualche indicazione, c'è stato un cambio di campo. Vediamo se cambia anche qualche calciatore, no. Braglia che dà il calcio d'inizio. Intanto ci arriva una news fresca, caro Marco, direttamente dall'ufficio stampa dell'Avellino. Domenica 1 agosto alle ore 16:30, amichevole
Campobasso Avellino allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Quindi si aggiunge un'altra amichevole per l'Avellino che sarà a Campobasso domenica 1 agosto alle ore 16:30. Quindi match contro una formazione di Serie C, girone C nel nostro girone. E quindi cominciamo a farci un po' le ossa. Mercoledì contro Napoli Primavera, domenica contro il Campobasso a Campobasso, il 4 si va a Frosinone contro una squadra di Serie B e poi l'8 di agosto si va a Terni. Settimana intensa perché subito 3 partite a settimana, inizi con Napoli che sarà la prima uscita e vabbè, quindi Napoli Primavera sarà giusto la prima sgambata, però subito Campobasso, poi Frosinone e la Coppa Italia, subito impegni importanti. Eh sì, poi il 21 ci sarebbe la Coppa Italia di Serie C, se l'Avellino non passa il turno contro la Terna, altrimenti si gioca a Bologna, al Dallara, che sarebbe una vetrina molto importante per l'Avellino. Intanto Santaniella, tu per tu con Forte che lo ipnotizza, ci è andato di gamba Francesco Forte. E poi il 29, intanto qui l'aggancio di Bernardotto, attenzione a non farsi male in questa fase del ritiro. Notavo come fa Forte a stare con la calzamaglia con questo caldo, quindi stavo notando. Sempre, Francesco Forte è sempre con la calzamaglia, e evidentemente è anche un fatto di comodità sua o magari di scaramanzia, sappiamo che i giocatori sono molto legati, no, ad alcuni gesti, alcune tradizioni, quindi magari quello di Francesco Forte poi glielo chiederemo se lo avremo a notte di tiro. Tanto Tito, cross deviato da Sbraga che è sempre un mastino lì dietro, in queste prime uscite, guarda come esce palla al piede, sta dimostrando qualità Andrea Sbraga, e qui Marco si torna sempre allo stesso punto con questi difensori che metteranno in difficoltà Mister Braglia sicuramente. Adesso queste prime uscite saranno importanti proprio per capire magari come arrivare al 29 di agosto, la prima giornata di campionato. Tanto qualcuno ci commenta anche sull'affare Cianci, che dovrebbe essere del Padova. Pietro Liccardo, buon giocatore, ma troppi soldi per il cartellino, rimane solo Trotta per il colpo da 90, chissà. E non è vero, caro Pietro, perché i calciatori ci sono. Tanto Santagnino la mette giù, col sinistro nel mezzo, Marco Silvestri interviene, va in avanti verso Bernardotto Dossena, bravo nell'intervento. C'è il rimorchio, il bandolero d'angelo, prova il numero su Dossena, lo sinistro sbaglia il passaggio, ne esce Mignanelli. Giuseppe Iandolo per il modulo con difesa a 4, abbiamo tanti centrali in rosa. Esatto Giuseppe, quello che dicevamo io e Marco Costanza, per giocare con 4 difensori ci devi mettere 2 terzini, restano soltanto 2 centrali titolari e ne restano troppi fuori, troppi anche bravi fuori. In questo caso saresti costretto forse a fare un'uscita, ma proprio dal punto di vista numerico. Sì, come centrale sì, e poi prenderne uno a destra, perché potrebbe fare le coppie. A sinistra c'hai Mignanelli e Tito, e a destra al momento solo Cianci, quindi... ci sarebbe Rizzo però. Ah, esatto. Però diciamo che giocando a 4, esatto, come centrali sarebbero molti. Vediamo questo sviluppo con Maniero che ci prova da lontanissimo, dal centrocampo della metà campo, diciamo, no? Ci ha provato sì, Maniero. Tanto Braglia dà indicazioni, la palla per Bernardotto, ancora tenuto da Dossena. È un bel duello questo tra Dossena e Bernardotto, con Bernardotto che si lamenta un po' del trattamento di Dossena. Ma è già partita vera, tra i ragazzi. Attenzione Rizzo che carica il destro, però crossa, bravo Miceli che strappa i complimenti di Forte. Siamo già dall'altra parte, con Messina palla al piede, cross morbido verso D'Angelo, un po' lungo, vediamo se ci arriva, lasciala dice Braglia, non vuole ovviamente forzature da parte dei suoi calciatori perché siamo solo al terzo giorno di ritiro e eventuali guai muscolari andrebbero poi a ritardare, no, la preparazione del singolo, non serve a nessuno. Ma poi, con una palla già inutile come questa che già era destinata fuori, quindi bello il gesto di D'Angelo impegnarsi, però magari se evitano infortuni, sciocchi, così sarebbe meglio. Vediamo Rizzo, dietro per De Francesco che va a calciare e poi Carriero prende un palo che a momenti spacca la porta e si arrabbia Forte, che non vuole cali di concentrazione da parte della sua squadra. Attenzione Santaniello, bello questo gol del Cigno, Molto bello, sì, un tiro sul secondo palo, sì, questo Forte non ci è arrivato, nonostante si sia allungato bene, quindi
ispirato San Daniele oggi, si sta muovendo bene. È uno di quelli che viene dato in partenza e il ritiro serve anche a questo, magari a convincere il mister, il direttore sportivo a puntare ancora su un attaccante che ha giocato praticamente tutte le partite l'anno scorso. In termini realizzativi non è andato, questa è una bella parata, questa è una grande parata di Forte. Non è andato benissimo in termini di gol, però ha dato tanto per la squadra Sant'Aniello. No, sì, sia lui che Bernardotto sono attaccanti di sacrificio che girano intorno ai compagni di reparto, sono quegli attaccanti di raccordo che fanno tanto movimento e magari tutti questi gol di D'Angelo sono anche probabilmente frutto del lavoro di questi attaccanti che portano via l'uomo e quindi fanno sì che gli inserimenti dei centrocampisti siano fondamentali. Tanto Bernardotto in area, Bernardotto c'è l'uscita di Pane, ancora Tito, palla al piede, la finta, palla sul destro, D'Angelo, arriva Ciancio in aria, il cross, Capone, stacca Federico Capone, che è andato a gol anche ieri. Beh. Quindi un ragazzo di Montella, sì. Un irpino doc della Primavera 3, quest'anno si è alternato tra la prima squadra e appunto la Primavera 3 allenata da mister Alessandro Caruso, che tra l'altro in giornata ha anche salutato, ha terminato la sua avventura sulla panchina dell'Avellino. Avventura che ha terminato anche Marius Mocan, da quello che ci sembra di capire, che non è voluto venire in ritiro con l'Avellino per andare altrove, e l'Avellino ovviamente non ha potuto fare altro che prendere atto di una decisione di un ragazzo del 2003, forse un po' acerbo per prendere queste decisioni, andrebbe forse consigliato un po' meglio da chi lo gestisce. È chiaro, infatti non me la prendo neanche con lui più di tanto, probabilmente, perché è chi lo gestisce, i genitori, la famiglia, lo stesso procuratore che magari gli fa dire fai il ritiro con l'Avellino, poi vedi come va, magari sorprendi anche il mister, può cambiare tutto, però lo dicevamo noi, il ritiro serve a questo, a convincere, a deludere anche le aspettative, perché no. Tanto Maniero che è chiuso da Silvestri, dai due Silvestri, Marco e Luigi, poi ancora Maniero, palla al piede per Mignanelli che la mette, buona, non ci arriva Sant'Aniello per un soffio. E attenzione anche ai cross di Mignanelli, lì sulla catena di sinistra Mignanelli e Tito insomma daranno del filo da torcere a mister Braglia, che sono due elementi importanti. È un po' quello che è mancato l'anno scorso, un valido sostituto a Tito. Assolutamente sì, perché poi a gennaio arrivò Baraia e purtroppo non l'abbiamo mai visto, quindi è importante questa staffetta che si va a creare. Allora, la partita è finita.